Ciao a tutti! Vai, ciao Emi! Ciao! Allora, come al solito, noi la sera facciamo un bellissimo video perché siamo tutte e due in pigiama e vogliamo farvi vedere l'unboxing di due cose super carine che abbiamo comprato oggi. Quindi iniziamo! Ok, eccoci qua. Allora, vogliamo far vedere questo unboxing. Allora, praticamente io ho comprato Ani, perché ultimamente gli piace tanto Harry Potter, due, diciamo, confezioni di Harry Potter. Due set di personaggi di Harry Potter, si chiamano Wizarding World Harry Potter. Ok, nel primo abbiamo Luna e Cho, praticamente due dei personaggi di Harry Potter, vero? Allora, vediamo Bri. Ok, allora vi facciamo vedere. Sono super carini, davvero super carini, fatti molto bene. Questi sono i cerchioni originali, ma praticamente su questa, diciamo, plastichina praticamente ci sta Luna e Cho. E poi ci sono due accessori super carini, un coniglietto e il cigno, che penso che siano i loro animaletti. Ecco, siccome non mi ricordo molto bene il film, ok, non mi ricordo i dettagli dei personaggi. Guardami. La facciamo vedere Cho, che è bellissima, ma è proprio bella. Ok, continuiamo. Allora, praticamente abbiamo fatto vedere Cho, che è bellissima. Poi facciamo vedere anche Luna. Hermione. Luna, che è bellissima, guarda. Oh, è carinissima, guarda quella bacchetta. Poi fai vedere anche tu. Brava. Allora, cacciamole da questo. Tieni, questa è Cho, questa è Luna. E poi abbiamo gli animaletti di ognuna di loro, che pare che il cigno sia di Cho, che è bellissimo, ma è proprio bello, vero? Ecco. E poi l'animaletto di Luna, la biondina. Questa è un coniglietto, ma sono bellissimi, guarda che dolce. Sono fatti proprio molto bene. Ok, adesso lo prendo io. Ho aperto anche il cane. E in quest'altro set c'è il cane. E il cane. Super carino. Vediamo. Poi ci sta Hermione e Rubeus. Non c'è scritto il nome del cagnolino. Sarà il cagnolino di Rubeus, che è l'amichetto di Harry. Che casino che fa. Rubeus, ecco. Rubeus. Ci metti anche il nome. Sì, guarda, perché sono appiccicosi, guarda. E questo è Rubeus, l'amichetto di Harry Potter e Hermione. Ma sono fatti davvero molto bene. Poi questa è una gomma molto morbida, il suo vestito. Ti ricordi che questo era un pochino ziccione, lui era veramente sporcaccione nel film e si mangiava tanta di quella carne. Bene, però facciamo vedere anche Hermione più vicina. È bellissima, Hermione è vestita con un paio di pantaloni tipo in jeans blu ed è bellissima. E una maglietta rosa e non manca mai dalla manina la bacchetta magica. Anche loro due ce l'hanno. Sì. Ok, abbiamo viste tutte, perché in realtà abbiamo preso solo due set di questi giochini, in quanto abbiamo preso qualche casetta e in un altro video abbiamo fatto vedere l'unboxing della casetta di Hermione. Sì. E il furbetto di Mirti, il nostro furbetto, il coniglietto nostro Mirti, ha trovato, è salito sul tavolino di Ami e si è mangiato i capelli morbidosi di Hermione. Quindi adesso l'abbiamo dovuta ricomprare, purtroppo. Era quella col mantello? Sì, era vestita tipo da scuola, no? Scuola. E questa? Harvard, sì. Bellissima, poi prima o poi la ricompreremo anche quella. Bene, come sono questi giochini, Ami? Bellissimi, stupendi. Ecco, sono davvero bellissimi
In realtà non avevo trovato altro, solo questi, perché avrei voluto comprare anche un'altra casetta, magari di Luna o ciò, trovare qualche personaggino di quelli che non abbiamo, ma purtroppo nel negozio dove sono andata oggi non ho trovato, e avrei voluto trovare anche Harry. Va bene. Allora, ti è piaciuto? Sì. Allora, questa è stata una piccola sorpresa che ho fatto a Amy oggi che è uscita da scuola. Bene, allora... faremo un altro giro fra qualche giorno per trovare qualche personaggio nuovo, così abbiamo abbastanza personaggi da inventarci qualche bel video con dei bei giochi, e usare praticamente tutti i personaggi, perché al momento abbiamo davvero pochissimi personaggi. E niente, allora speriamo che vi sia piaciuto questo unboxing di Harry Potter, e a breve, fra qualche giorno poi, pubblicheremo qualche bellissimo video con un nuovo unboxing di Harry Potter, e una volta che abbiamo praticamente trovato, insomma, super giù quasi tutti i personaggi, ci facciamo un bel gioco tra di loro, va bene? Sì. Piaciuta? Sì. Davvero? Soddisfatta? Sì. Benissimo. Sì. Allora saluta. Ciao. Grazie, ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo video.